Manicure, penultimo appuntamento della Stock 1000. Alle mie spalle il poleman Danilo Petrucci. Pensate, questa è la quinta pole sulle 9 gare, sulle 9 pole sinora disputate. Al suo fianco il capoclassifica Davide Giuliano. Sono 41 i punti che separano i due in classifica, quindi potrebbe essere già qui a Manicure che Davide chiude i conti proprio con Danilo Petrucci. In terza posizione, sempre in prima fila, un'altra Ducati, è quella di Niccolò Canepa. Chiude la prima fila, la prima invece delle BMW, quella di Lorenzo Zanetti. In quinta posizione, quindi apre la seconda fila, Sylvain Barrier, il pilota di casa, sull'altra BMW appunto del team BMW Motorrad Italia. E poi sesta posizione Lorenzo Baroni, settima posizione Lorenzo Salvadori, quindi sono ben sei gli italiani nelle prime sette posizioni. Uno spettacolo, un grande spettacolo ci attende qui a Manicure, e allora andiamo a goderci le immagini di gara. Manicure è la gara che può decidere la stagione e lo si capisce subito dalle prime battute, quando Davide Giuliano, ad un passo dal titolo, inizia a retrocedere in classifica accomodandosi in quinta posizione. Davanti Petrucci prende la testa della gara e va a vincere per la terza volta in stagione, precedendo il duo BMW Zanetti-Barrier. Nonostante la vittoria di Petrucci, il campione 2011 con una gara d'anticipo è Davide Giuliano. Davide, complimenti, una stagione da dominatore, un campionato vinto con una gara d'anticipo e per la prima volta nella stagione anche una gara da ragioniere che insomma testimonia la completa maturazione, quindi sei pronto per la Superbike. Ma dai, la maturazione c'è stata, se no non si vinceva. Ho avuto una grande possibilità di correre con il team Altea, l'ho sfruttata al meglio che potevo, abbiamo vinto qui con una gara d'anticipo, penso che siamo stati molto bravi io e tutto il team. Abbiamo lavorato veramente veramente bene e adesso questo è il giusto risultato che meritavo io e il team Altea. Io dopo tanto tempo e il team Altea è il primo anno che viene in Stock e vince, quindi quest'anno siamo stati i più bravi. Verremo per i prossimi anni se lo saremo ancora. La vicinanza di Carlos insomma ti ha trasmesso anche tanta fiducia. Ma sicuramente sì, come fai con un grande campione così, devi essere per forza, comunque ti insegna veramente a lavorare tanto, ma non tanto in pista perché non giriamo insieme, ma fuori dalla pista ti insegna delle cose che da solo non avresti mai scoperto, come la tranquillità e fare queste gare qui. Adesso non vedi l'ora di essere in pista anche con lui? Vediamo, io sono un ragazzo Altea e se Altea mi promuoverà io sarò pronto. Genesio Bevilacqua, una stagione da protagonisti, un campionato in arrivo con Carlos e finalmente anche questo in Stock con Davide. Questa diciamo è stata la gara un po' più sofferta rispetto a quello che ci aspettiamo da Carlos. Naturalmente c'erano in campo dei protagonisti importanti come Petrucci, Zanetti, Barrier, lo stesso Canepa, e noi avevamo programmato una gara o da primo o da quinto. Primo è stato impossibile, Davide è stato intelligente a rimanere quinto calmo senza concorrenza per il sesto, per il settimo. Senti, una maturazione totale quella che ha caratterizzato Davide, la vicinanza di un grande campione come Ceca gli ha veramente fatto fare un passo in avanti e a questo punto lo attende il mondiale Superbike. Il nostro obiettivo era quello di far vincere questo mondiale a Davide, che l'ha meritato ampiamente. E la competizione della Superstock, come abbiamo visto, è elevatissima, un livello altissimo, quindi credo che sia stato veramente un trampolino di lancio importante non solo per lui ma anche per i suoi avversari, che hanno trovato in questa competizione secondo me degli stimoli importanti per poter sbarcare in Superbike con delle credenziali importanti. Quindi ci aspettiamo per Davide prossimo anno insieme a Carlos di fare quell'esperienza che gli permetterà di essere protagonista senza altro.
epilogo del campionato mondiale Super Sport. Vince, come era ampiamente prevedibile, Chas Davis con la Yamaha R6 e con la stessa moto è Lucas Cassa che si aggiudica questa gara. Un risultato incredibile, giova ricordare che è la stessa R6 campione del mondo nel 2009 con Kyle Crutchlow, rispolverata quest'anno dopo un anno di tra virgolette muffa nel garage, rispolverata per questa stagione e ancora incredibilmente vincente. Lucas Cassa ha atteso per un po' dietro a Chas Davis, coprendogli tra virgolette le spalle, ma a un certo punto ha detto basta, io ho bisogno di vincere, me lo sento, posso farlo. Avete visto un recupero incredibile, veramente un degno finale di gara e degno finale di campionato qui a Magnicura, anche se rimane ancora una gara, quella proprio di Portimão, anche se c'è ben poco da dire nel campionato. Di Super Sport, Luca, estremamente emozionante, si è conclusa nel migliore dei modi con una splendida vittoria per te, la vittoria del titolo di Chas, ma cosa è successo? Insomma, fino a un certo punto gli sei stato alle spalle, poi hai detto no scusami Chas, ma io qua me la sento. Era una roba difficilissima, ho avuto una ogni volta che frenavo e c'avevo Chas davanti che potevo passarlo, vedevo la faccia di Giuliano così, no? È stata una delle gare più difficili, nel senso di che dovuto aspettare molto e non potevo rischiare per l'età. Pensa se toccavo Chas e cadevamo, era difficile. Poi a un certo punto si è girato alla curva 9 e gli ho fatto segno con la mano di aspettare, perché tanto lui gli bastava Foré, era dietro, ma anche se era davanti Foré comunque lui bastava arrivasse, e però non mi ha fatto passare lo stesso. Allora ho detto ascolta, ora tanto vedere mi ha visto, sentire alla curva 6 mi sente, perché è una curva sinistra, l'R6 sala, marmitta destra, ho detto io entro, se si sposta bene poi io un pochettino aspetto, poi bravo campione del mondo, ma io voglio vincere la gara. Sono passato e poi ho passato gli altri due tranquillamente. Avevamo un altro passo come usate, lo sapevamo, è sempre così. E all'inizio facciamo molta fatica, ma credo che sia dovuto al mio fisico, che sono pesante, serbatoio pieno, carico molto l'anteriore, non riesco a guidare e in accelerazione mi vanno via perché sono più leggeri, però dopo diciamo che ci rifacciamo lungo la gara. Infatti aspettavo quello, come a Imola d'altronde stavo aspettando, ma purtroppo abbiamo rimandato il festeggiamento che era previsto così anche a Imola. Insomma, un inizio di stagione travolgente, un finale di stagione niente male, peccato per tutto quello che c'è in mezzo. Sì, sono state due o tre gare sfortunatissime, poi un problema di Misano, una gara che proprio ho sbagliato tutto io e sai, il mondiale è un attimo perderlo. Sono contento oggi più che della vittoria, del fatto che ho imparato un sacco di cose, che le avevo imparate lo sapevo, ma dovevo metterlo in mostra, quindi si è visto che sono tornato come prima e chi sbaglia sa dove ha sbagliato e quindi può fare bene sempre, chi non ha mai sbagliato non può saperlo. Io sono contento, un po' triste, ma contento di aver sbagliato. Se mai Chas se lo merita tutto, non iniziate a fare gli italiani, dire ah, si è montato la testa, scassa, ha sbagliato tutto, perché quello che ha vinto è stato Chas, io l'ho perso ma lui l'ha vinto, quindi bravo Chas, bravo il team, sono contento, avanti così. Well, here we are at the end of the season, and it's been a great 11 races so far. Thankfully, we've managed to wrap the job up one race early. And to be honest, it's a big emotion now. A lot of different things running through my head, and I don't think it's fully sunk in yet. We've had a lot of highs this year, more than any other time in my career. And thanks to my team, the Park & Go Yamaha and the R6. You know, we got it late at the start of the season, and I think we put it to good use this year. So thank you to Yamaha. My R6 was perfect all year, and we'll see what we can do. We've got one more race to go, but I'm just so happy.